Buonasera a tutti. Applauso spontaneo. Buonasera a voi candidati a sindaco. Buonasera. Buonasera a Sebastiano Dara. Buonasera Domenico Surdi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. E buonasera Alcamo, la mia città. Città che ho scelto e che ho e continuo ad amare. Questa sera il piacere di aprire questo confronto, io lo chiamerei una fascia per due, bello, una fascia da sindaco per due. Voglio farlo questo confronto con due rappresentanti di Longarico, l'associazione con la quale abbiamo iniziato questo partenariato comunicativo dentro il Teatro Cielo d'Alcamo, e quindi il momento di presentare, sperando che non sbaglio con i nomi, Alessandro Fundarò, ciao Alessandro, e Agostino Ferrara. Soltanto il tempo dell'applauso, Alessandro. Buonasera a tutti, io sono Alessandro Fundarò e colgo l'occasione per ringraziare Video Sicilia della fiducia che sta dando l'associazione Longarico. È un'associazione culturale, per noi è solo una ricchezza questa. Io passo la parola al segretario dell'associazione, Agostino Ferrara. Buonasera a tutti, anche quest'oggi avremo un confronto che, come ha detto poco fa Alessandro, arricchisce solamente l'interesse verso la politica anche da parte di associazioni che sono super partes, però si interessano perché anche è bene della collettività. Ringrazio di nuovo Riccardo e l'intero gruppo che lavora con Video Sicilia, anche il redattore, davvero molto bravi. Comunque passiamo subito la parola a Riccardo che procederà. E allora, grazie intanto. Era prevista la diretta TV, purtroppo oggi alcuni incendi che hanno interessato la Sicilia occidentale, nell'agro partinicese l'incendio di Serpaglia ha messo KO il punto dove noi abbiamo il ripetitore che avrebbe permesso la diretta TV, ma potrete seguirla, lo potete comunicare a casa domani alle 13.30, domani 13.30, canale 93 di Video Sicilia. Ringraziamento e particolare ai due rappresentanti della Polizia di Stato che sono qui questa sera a darmi una mano, grazie davvero di cuore. Alessio Russo, tu non vuoi che ti saluto ma lo faccio lo stesso, e Ignazio Romano, grazie di cuore per essere qui a darci supporto, è piacevolmente d'obbligo, ma soprattutto piacevolmente. E allora iniziamo, due minuti, saranno le domande pochissime, alcune le faccio io, alcune le fanno i ragazzi di Longarico, due minuti di tempo per ciascuno. Pensiamo di fare non più di 7 domande, anche perché non ci va di finire a mezzanotte l'una, vogliamo fare una cosa molto spiccia. Non sarà soprattutto il taglio televisivo, perché se fossimo stati all'interno di uno studio televisivo avremmo dato sicuramente un taglio diverso alla trasmissione, con dei contributi visivi che avremmo raccolto nelle ore e nei giorni precedenti in giro per Alcamo, mentre qua è decisamente una trasmissione incentrata ed adibita in un centro congressi, in questo caso il centro congressi Marconi. E le domande non saranno, almeno c'è proprio le classiche domande cattedratiche. Ad esempio, iniziamo con, per ordine alfabetico, Dara Surdi, quindi lettera alfabetica, e poi la domanda successiva risponde l'altro. E allora, formulo la domanda. Sebastiano Dara, che eredità, è chiaro, come futuro amministratore raccoglierà dal precedente sindaco Sebastiano Bonventre, che avrà avuto sicuramente le proprie ragioni per congedarsi anzitempo? Se siamo pronti con il tempo, dalla regia, per me eredità è chiaro, come amministratore, come futuro amministratore raccoglierà dal precedente sindaco Sebastiano Bonventre, che avrà avuto sicuramente le sue ragioni per congedarsi anzitempo. Se la regia è pronta, per me possiamo partire, e quindi diamo la possibilità di rispondere al candidato Sebastiano Dara, prego. Sicuramente l'esperienza politica di Bonventre per la città non è stata positiva. Mancava, a mio modo di vedere, lo spessore politico del sindaco che doveva imporre il suo programma alla città. D'altra parte avrà avuto le sue difficoltà perché magari non ha avuto una maggioranza, nonostante
sembrava una maggioranza quasi bulgara all'interno del Consiglio Comunale, sicuramente questa maggioranza in molti momenti, io lo ricordo perfettamente, non è stata compatta. Abbiamo visto tanti consiglieri che hanno cambiato più volte gruppo consigliare, a un certo punto ci siamo concedati con il PD che aveva soltanto il Presidente del Consiglio, quindi comprendete perfettamente le difficoltà che avrà affrontato Bonventre nel mettere insieme tante teste. Però d'altro canto è stata un'occasione anche per noi che abbiamo partecipato alla precedente consigliatura di poter approfondire determinate tematiche, determinate conoscenze di come funziona la macchina amministrativa, quindi nonostante tutto con Bonventre abbiamo avuto l'occasione di formarci, di perfezionarci nel percorso politico che ci prepara, nel caso in cui i cittadini decideranno di votare il movimento ABC, ci prepara sicuramente ad affrontare la sindacatura con più consapevolezza e competenza. Poi di altro di Bonventre ci sono stati alcuni aspetti, diciamo, fortemente discutibili, come quella di APQ Energie, la vicenda relativa al finanziamento di 26 milioni di euro che cercava di recuperare nella sua sindacatura, ma che non è andata a buon fine anche grazie all'interrogazione che noi abbiamo presentato. Grazie. Grazie. Grazie Sebastiano Dara per essere qui. Ha tenuto al tempo. Facciamo partire il tempo per il candidato Domenico Sturdi. Prego regia. Io credo che oggi non sia più il tempo in realtà di parlare di eredità, perché l'eredità ha a che fare con il passato. Oggi siamo a pochi giorni dall'espressione del voto per il ballottaggio. La città già dopo il primo turno ci ha detto che vuole cambiare, è un segnale molto netto, quindi è chiaro che è un segnale di una volontà di cambiare rispetto al passato, e il passato è ovvio che è targato a Bonventre, e poi nell'ultimo anno la gestione commissariale che per ovvi motivi ha una natura diversa. In realtà secondo me possiamo fare un'analisi importante, che è quella che la giunta a Bonventre è stata l'ultima e questo ce lo dicono i dati, perché a prescindere da chi vincerà questo è un dato che rimarrà invariato, è stata l'ultima giunta caratterizzata da una coalizione. Noi abbiamo capito che con le coalizioni non si può amministrare, non si può governare, perché il sindaco, a prescindere dal fatto che sia una brava persona, capace o meno, si è trovato comunque a dover gestire equilibri spesso imposti da ragionamenti e da ottica di partito. Se vinceremo noi questo non ci sarà. Non ci sarà perché il Movimento 5 Stelle non ha voluto fare alcun accordo preelettorale, neanche post-elettorale, nessun tipo di compromesso. Abbiamo fin da subito detto che siamo contrari a qualsiasi logica che poi porta necessariamente a dover creare equilibri. In passato abbiamo visto il vice sindaco imposto dal partito immediatamente successivo a quello di maggioranza. Tutte logiche che hanno portato poi a quello che abbiamo visto, sostanzialmente un'amministrazione immobile che non riusciva a prendere decisioni, scollata dai cittadini. Noi vogliamo fare totalmente il contrario. Con il primo turno abbiamo avuto già un forte messaggio della città, potremo avere un'ampia maggioranza in Consiglio Comunale, e io sono sicuro, lo dico già in apertura, che potremo trovare delle convergenze anche con tutte le forze di questa città che vorranno collaborare in questa opera di completa ristrutturazione della nostra città. Grazie. Grazie Domenico Sturdi e grazie Sebastiano Dara. Domanda successiva, ecco, i risultati del primo turno hanno consegnato, per ricollegarci con quanto è venuto fuori poc'anzi, ci hanno consegnato, possiamo definirla con una battuta, una città aperta, ossia dopo un ventennio di dominio incontrastato politico, affascinata da un dualismo tutto italiano, domenica prossima, 19 giugno, dovrà scegliere fra un Domenico Coppi e Sebastiano Bartali, oppure potremmo chiamarli Domenico Rivera e Sebastiano Mazzola, due che in questa campagna elettorale si sono sempre rispettati, come vi esprimete in tal senso? La politica deve essere lo specchio della società e delle persone, è che forse per troppo tempo ce ne siamo dimenticati, perché abbiamo avuto, e questo ragionamento più ampio che possiamo fare a livello nazionale, una classe politica che ci ha abituati
a operazioni che in realtà avevano al centro gli interessi privati e spesso quindi atteggiamenti di prevaricazione. Noi l'abbiamo detto fin dall'inizio e credo che si sia visto in questa campagna elettorale, che si è caratterizzata per la sobrietà, la serenità dei toni, che il rispetto di tutti, quindi in primis degli avversari, è un valore che non va dimenticato, anche perché è importante avere bene in mente che da giorno 20 rimaniamo tutti cittadini di Alcamo, qualsiasi sarà il sindaco saremo tutti cittadini di Alcamo. Se andiamo dicendo in campagna elettorale che il primo obiettivo è quello di creare comunità, è ovvio che di questa comunità ne fanno parte tutti i cittadini, anche quelli che al primo turno hanno votato dei candidati che non sono arrivati al ballottaggio e a maggior ragione quelli che faranno parte dello schieramento che non vincerà le elezioni. Quindi credo che questa sia veramente la vera vittoria di questa campagna elettorale, è questa, avere riportato la serenità in una città che, come tutti sappiamo, nel 2012 e negli anni successivi è stata dilaniata da problematiche che purtroppo poi alla fine vanno a finire sempre a danneggiare i cittadini. I cittadini hanno dato un chiaro segnale il 5 giugno di volere una rottura con il metodo politico che finora abbiamo avuto, al di là dei programmi, della sostanza, che chiaramente poi è la cosa più importante perché dà l'indirizzo di quello che si vuole fare per questa città negli anni, ma il forte segnale che questa città vuole e che noi abbiamo già in parte dimostrato di dare è la rottura con il metodo politico che ha caratterizzato questo nostro amato paese, questa nostra amata cittadina, purtroppo per troppo tempo. Quindi io mi auguro, e anche qui sono convinto, che da giorno 20 potremo avviare e continuare questo percorso. Grazie candidato Surti. Grazie candidato Surti. Adesso il momento di rispondere al candidato Sebastiano Dara. Prego. Vabbè, il risultato è agli occhi di tutti. È chiaro che è anche triste dover attendere una situazione economica, sociale, di forte depressione, possiamo definirla, per aspettare momenti di una politica diversa. L'espressione del voto del 5 giugno è l'espressione del voto di una città che grida ad alta voce una politica diversa. Non bisognava attendere tutto questo tempo, aspettare anche novità, news, entrate nel nostro territorio per voltare veramente pagina. Noi adesso, dopo questa prima tornata elettorale, è chiaro che lo scontro fondamentalmente tra me e Coppi sarà sulle tematiche che riusciamo ad interpretare. Ti è finita bene, a me Bartoli mi ha dato. Sulle tematiche che riusciamo ad interpretare per convincere i cittadini da giorno 21 ad essere sereni. I cittadini hanno dato un messaggio chiaro, hanno voluto responsabilizzare me e Domenico per il futuro di questa città. Il problema è questo: chi tra noi due riuscirà a convincere i cittadini di una risposta politica, progettuale, seria, in grado di consentire ai nostri cittadini di poter vivere una serenità politica nella nostra città. Perché è chiaro che nel passato si puntava sempre sulla vecchia politica, ritenendoli quantomeno capaci, sappiamo perfettamente in che termini lo sono stati, ma quantomeno erano gente che avevano avuto un percorso formativo durato tanti anni. Oggi qui ci ritroviamo con due espressioni politiche, la mia che ha quantomeno 4 anni in più di esperienza all'interno del Consiglio Comunale, e Domenico che sicuramente aveva studiato tantissimo. Ma dobbiamo dare serenità il 21. Grazie candidato Sebastiano Dara. Mi piace molto questa partecipazione corretta, davvero grazie di cuore, perché è questo il taglio che noi volevamo dare. Adesso le domande saranno i rappresentanti di Longarico a formularle, quindi iniziamo con Alessandro. E allora, una domanda attuale, un po' più concreta. In un giorno come quello di oggi, nel quale la Sicilia è in fiamme, alla luce anche del rogo che ha interessato 4 anni fa il Monte Bonifato, interessa a tutti conoscere quali strumenti adotterà la vostra amministrazione per implementare i piani di sicurezza.
Se siamo pronti con il tempo, questa volta a rispondere partirà per prima il candidato Sebastiano Dora. Se la regia è pronta con il tempo, per me possiamo andare. Prego. È chiaro che si tratta di una gestione di un problema che affligge fortemente il nostro territorio, un'espressione assolutamente volgare di mortificazione delle nostre bellezze. Oggi non si può più nemmeno lontanamente pensare di vivere in una terra dove si verificano fatti del genere. Quindi sarà compito della futura giunta di programmare per tempo. La politica in questo territorio ha avuto sempre il grosso problema di non riuscire a programmare. Noi assistiamo quotidianamente a problematiche del tipo pulizia della spiaggia, pensate il 10 di giugno per il 15 di giugno. Pensiamoci l'anno precedente, o quantomeno a gennaio, a garantire una spiaggia pulita tutto l'anno. Immaginiamoci per una situazione così importante come la prevenzione incendi delle nostre bellezze naturali, quale attività debba essere portata avanti, di concerto con le altre istituzioni. C'è il Corpo Forestale interessato in prima persona. Potremmo attivare anche una collaborazione sana con associazioni presenti nel territorio per garantire un servizio di vigilanza, credo che si chiama Sentinelle Mute, che sono collegati tra di loro e potrebbero dare un giusto supporto affinché ci sia un'adeguata tutela del nostro bosco o quantomeno di quello che è rimasto del nostro bosco. Perché io ho 49 anni e ricordo perfettamente dove si trovava il nostro bosco e dove si trova oggi. Quindi il problema fondamentale che bisogna affrontare è quello di una seria programmazione del problema incendio di concerto con tutte le istituzioni. Potremmo anche chiedere l'intervento di forze, diciamo, militari, se è il caso, presenti sul territorio, magari per essere da deterrente per chi ha questo capriccio assurdo di bruciare le nostre bellezze. Grazie. Candidato Sebastiano Dara, grazie. Partiamo di nuovo col tempo da 2 minuti, se siamo pronti. Stessa domanda per il candidato Domenico Surdi. La riserva naturale orientata del Bosco d'Alcamo è una delle altre grandi, straordinarie bellezze naturali della nostra città e deve essere posta al centro dell'agenda della prossima amministrazione, almeno in 2 direzioni. Innanzitutto nella valorizzazione in chiave turistica ed economica della riserva, che va promossa. Non so se molti sanno che questa è una delle riserve più antiche della nostra regione e purtroppo non ha mai avuto quella giusta attenzione che merita anche dal punto di vista naturalistico. Dall'altro lato l'amministrazione necessariamente dovrà tutelare la nostra riserva proprio da fenomeni come quelli che in questi giorni purtroppo registriamo, perché puntualmente con giornate di scirocco, di caldo, registriamo l'accensione di incendi. Io credo che qui le linee da seguire sono 2, sicuramente un coordinamento, una rete con le autorità di pubblica sicurezza e poi una cosa che la città di Alcamo potrà sicuramente fare, riscoprire il valore della cittadinanza attiva. Proprio questa mattina molti di noi, molti cittadini, a prescindere dalla partecipazione al Movimento 5 Stelle, si sono recati sul Monte Bonifato a fare da guardia, a fare proprio da sentinella. Questo è uno dei valori, la cosiddetta partecipazione attiva della nostra società, non solo alle scelte ma anche alla tutela del nostro territorio, è uno dei valori che va riscoperto. Infine crediamo, come abbiamo anche previsto nel nostro programma, che è molto importante individuare la figura del direttore di questa riserva, che potrà assumere la guida di questo meraviglioso parco e implementarne tutte le potenzialità. Grazie. Grazie Domenico Surdi e grazie Sebastiano Dara. E ci siamo giocati la terza domanda. Passiamo con quarta. La quarta, sempre la domanda che lasciamo nella quarta ai rappresentanti di Longari. Agostino. Sì. Allora, questa è una domanda che a noi giovani interessa particolarmente. Una tendenza degli ultimi anni ha fatto sì che i giovani di Alcamo e dei comuni limitrofi vivessero di notte al centro storico, incrementando lo sviluppo di attività notturne. Quindi, come si potrebbe regolamentare il weekend alcamese, garantendo giustamente gli interessi di tutti, le esigenze dei residenti, la sicurezza della collettività e il desiderio di svago di giovani alcamesi e non, visto che negli ultimi regolamenti
si è solo saputo contrastare il fenomeno piuttosto che cavalcarlo. Noi crediamo che per traghettare Alcamo fuori da questa situazione di immobilismo e cominciare a risolvere i problemi che questa città vive, bisogna prima di tutto cominciare a guardare il bicchiere mezzo pieno. Il fatto che molti giovani, migliaia di giovani provenienti anche dall'Interland, nei weekend popolino il nostro centro storico deve diventare esclusivamente una risorsa, e per fare questo, come avete anticipato nella domanda, bisogna garantire il rispetto dei diritti di tutti gli altri soggetti coinvolti, quindi dei residenti e anche delle attività che svolgono che esercitano il diritto di iniziativa economica. Allora, qual è il metodo che noi utilizzeremo? Quello che poi caratterizza tutta la nostra azione politica, quello della partecipazione, della condivisione. E in realtà già è quello che abbiamo iniziato a fare da settimane, parlando soprattutto con chi gestisce le attività nel centro storico. Abbiamo trovato già grande disponibilità e dall'altro lato crediamo che proprio per garantire la quiete nel centro storico e dall'altro lato trasformare quello che viene chiamato giornalisticamente il fenomeno della movida selvaggia in una risorsa, dobbiamo fortemente puntare sulla cultura. La cultura è quello che in questi anni forse è il settore che ha sofferto di meno a causa dell'azzeramento dei capitoli in bilancio. Noi invece siamo convinti che se diamo ai giovani l'alternativa vera, l'unica vera alternativa alle serate basate esclusivamente sull'alcol o sull'abuso di altre sostanze, possiamo tranquillamente avviare un percorso che poi farà bene a tutta la città, perché non dimentichiamo che il centro storico non è vissuto soltanto dai giovani, ma anche dalle più disparate fasce della società, anziani e soprattutto famiglie. Inizieremo quindi questo dialogo trasformando il centro storico nel vero cuore pulsante di Alcamo. Grazie, candidato Surti. E adesso il momento della risposta per quanto riguarda il candidato Sebastiano Dara. Prego. Cosa è stato offerto ai nostri giovani? Soltanto la possibilità di bere. Vivere al centro storico non significa vivere dentro un pub, a meno che quel pub non sia in condizione di offrire cultura attraverso spettacoli musicali, attraverso altre manifestazioni culturali. Ma se vivere al centro storico deve diventare soltanto un'occasione in più per bere, è chiaro che i risultati sono questi: una movida negativa, non è una movida importante che consente ai nostri giovani di crescere. Ecco che lì interviene il politico. Il politico deve saper programmare anche fenomeni del genere per inserire eventi dialogando con gli stessi esercenti e con i residenti, perché vivere nel centro storico devono capire tutti che è un privilegio, non è un problema. In queste condizioni è un problema, ma bisogna saper programmare eventi culturali che attirano i nostri giovani a venire ad Alcamo innanzitutto per l'evento culturale, e poi se deve bere qualche calice di vino o una birra non ci sono problemi. Noi abbiamo pensato innanzitutto alle cosiddette deroghe del piano del rumore che già esiste ad Alcamo. Dobbiamo creare un calendario d'accordo con gli esercenti sulla possibilità di spettacoli anche musicali amplificati che dobbiamo programmare su Alcamo parlando con i residenti, perché su quelli analogici non ci sono problemi. Oltre alle festività, Alcamo deve offrire nel suo centro storico spettacoli musicali, sia all'interno dei locali nel caso in cui sono insonorizzati, sia anche all'esterno. È occasione di lavoro ed è occasione di crescita culturale. Grazie. Grazie candidato Sebastiano Dara. Quarta domanda, l'abbiamo completata. I ragazzi di Longarico mi hanno suggerito di questa sorta di fantasia che ho accolto nel senso bello del termine. Questa volta è il momento della domanda incrociata, quindi un lancio della monetina, e quindi cosa prevede Alessandro? Una domanda incrociata, quindi una domanda incrociata. Surdi fa una domanda a Dara, Dara fa una domanda a Surdi. Ah, in questo senso. E a formulare la domanda per prima sarà il candidato Sebastiano Dara al candidato Domenico Surdi. Domande free. Applauso di incoraggiamento, dai. No.
deve essere la festa della politica. A me piace molto questo termine, la festa, perché per me la politica, trattare la politica, vabbè, è se una deve essere... festa. Vabbè, organizzavi una mangiata se deve essere una festa della politica, sinceramente. Una festa della politica. Qua c'è un plotone di esecuzione che si ripete quotidianamente. Ci siamo? Sì, sì, tranquillo, tranquillo. Una domanda all'amico Surdi. Esatto, bello, no no, prima la domanda e poi partiamo con il... Ah, quindi ho la possibilità di anche dilungarmi. E poi con il... cioè... Allora, io... Il tempo parte dopo sì, aver sì, finito sì, di formulare la domanda. Era più facile farci altre 5 domande a noi. Sì, 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 non me l'aspettavo sinceramente. Il colpo di scena di questa... Ho letto, diciamo, cercherò di essere anzi più vicino a Domenico, perché sono argomenti che lui conosce, mi auguro. Ho letto il programma 5 Stelle, ci sono alcune tematiche che sinceramente mi turbano. Fra queste, ce ne sono diverse, dico, però non può essere una domanda troppo lunga, è chiaro. Tra queste c'è il nostro parco fluviale San Bartolomeo. Nel 1997 il piano regolatore generale tutela quel parco perché ci sono uccelli migratori, per fortuna tutelato, da lì a breve scopriranno anche le fornaci romane, un po' più basso, le fornaci romane, e leggo nel programma che avete intenzione di installare un dissalatore e un porto turistico, come se non ne avessimo. Ne abbiamo uno a 500 metri dalla foce del fiume San Bartolomeo e un altro a Balestrade. Ma la cosa che sinceramente mi inquieta, perché il fiume San Bartolomeo è un fiume che non ha un controllo della piena. Sappiamo perfettamente, ad Alcamo sono successi fatti gravissimi, anche mortali. E immaginiamoci cosa arriva nella foce del fiume San Bartolomeo. No, quindi... Ormai mi hai detto domanda crociata, sinceramente. È il dissalatore altrettanto, perché per quello che ho avuto modo di vedere, a meno che non sia un mini dissalatore, un dissalatore ha una dimensione quasi di una raffineria di petrolio. Io vorrei sapere, anche per confortarmi e per confortare i cittadini, cosa intendete realmente fare nel fiume San Bartolomeo. Intanto noi siamo molto contenti che ci sia questa grande attenzione al nostro programma, al programma del Movimento 5 Stelle, perché ci dà la misura di quanto possa essere interessante. Io non conosco molto bene il programma di Alcamo Bene Comune, perché siamo stati molto occupati a fare quello nostro, silenzio, a fare quello nostro e portarlo silenzio a conoscenza della città. Quella noi abbiamo previsto nel nostro programma delle misure, degli interventi, tra cui quelli a cui fa riferimento l'avvocato Dara, di breve periodo, medio periodo e lungo periodo. Quell'area a cui facciamo riferimento, quindi il fiume San Bartolomeo, secondo noi è un punto che invece va preso in considerazione e che mai nessuno aveva su cui mai nessuno aveva posto l'attenzione. Il fatto che si faccia riferimento a un dissalatore dicendo che sia una centrale in realtà è anche tecnicamente poco corretto, perché dissalatori possono avere dimensione diversa, quindi è troppo facile pubblicare un'immagine di un dissalatore, il più grande dissalatore nel mondo, e dire che vogliamo fare la Chernobyl di Alcamo. Io sarei molto più attento al programma, al proprio programma, e soprattutto sarei molto più attento a spiegarlo bene ai cittadini, perché se dobbiamo fare riferimento al risultato del 5 giugno, credo che i cittadini il nostro programma l'abbiano capito molto bene, quindi questo penso che sia sufficiente. Silenzio dal pubblico, cortesemente. Prima di incominciare con la domanda volevo fare un appunto. Il fatto che abbiamo scelto una domanda incrociata è proprio per vedere a nudo i candidati e anche la possibilità di un confronto diretto che non sia fatto da noi o da un giornalista professionista, e quindi sarà in questo caso il pubblico e poi domani a casa gli spettatori, che poi anche sono gli elettori, a decidere la concretezza della domanda e anche, diciamo, la possibilità di una risposta esaustiva. Passo la parola a...
Scusa, scusa. Prego, candidato. No, dico, non ha finito la risposta. C'era, aveva finito la risposta. Non c'era scritto lì un piccolo dissalatore, innanzitutto. Però avevo parlato anche del porto turistico. Quindi facciamo... No, dico, mancavano ancora 17 secondi, io, mi sembrava. Poi, no, io rinuncio ai 17 e li concedo all'avversario per la prossima domanda. Ha 17 secondi in più per rispondere. Va bene, e allora, candidato Surdi. Sì, no, io, visto cortesemente, la domanda che vorrebbe rivolgere al candidato Dara. Sì, io ho visto anche il tono della serata, molto piacevole, farò una domanda molto più breve. Mi limito soltanto a chiedere all'avvocato Dara qual è stata la cosa più bella che ha incontrato, ha vissuto in questa campagna elettorale. Se siamo pronti con il tempo, possiamo partire per il tempo della risposta del candidato Sebastiano Dara. Prego. Dal momento che mi ha fatto una domanda così bella, io rispondo dicendo che la cosa più bella che c'è stata in questa campagna elettorale è che abbiamo colorato di Alcamo di giallo ed arancione. No, mi hanno interrotto. Sì, ho finito. E nessuno dei due trascinava un plastico di un ospedale. Questa è ancora più bella, quindi grazie, lo perdono per aver utilizzato soltanto 30 secondi della domanda. Perché 5 secondi. Merita la risposta. 5 secondi ho utilizzato, quindi ne hai 1 minuto e 55. E allora. Occhio che li utilizzo, C'è profondo rispetto fra voi due e si vede. Qui c'è profondo rispetto. Qui c'è, tu non ci hai mai visto, noi due sull'autobus, per esempio. Domanda un po' formale. Allora, attrarre capitali stranieri. Si parla sempre di capitali europei, finanziamenti europei, come attingere progetti europei. Ormai noi dobbiamo viaggiare nell'ottica che siamo un paese, l'Italia, inglobato nella comunità europea. Spesso ce lo dimentichiamo. Però attrarre capitali stranieri per la nostra città non guasta, soprattutto perché ci sono delle economie che si affacciano sui nuovi mercati finanziari, non li scopriamo sicuramente noi, e li sanno tutti. Domanda: come operare da questo punto di vista di attrarre finanziamenti che arrivano dall'est europeo, quindi da molto est, Cina, India, ex Unione Sovietica, Russia, altre economie che si fanno avanti sul panorama finanziario internazionale? Questa volta a rispondere per primo è il candidato, aiutatemi lumi. L'ultima a rispondere è stato il candidato Sebastiano Dara, quindi a rispondere per primo il candidato Sebastiano Dara. È chiaro che Alcamo, se vuole attrarre capitale straniero, proveniente addirittura dall'est, giusto? I cinesi già ci sono, come diceva l'altra volta l'avvocato Benenanti, ce ne sono abbondantemente ad Alcamo, però dico, non sarebbe male investitori cinesi che vengono qui non solo a vendere i loro prodotti, ma ad investire sul nostro territorio, sarebbe un fatto veramente importante, anche perché lì i calcoli li sanno fare bene. Io penso che l'unico modo per poter attrarre capitale straniero è riuscire a ridare a questa terra la bellezza che ha. Noi viviamo in un luogo bellissimo, non manca niente qui ad Alcamo, nel Golfo di Castellammare c'è di tutto, possiamo guardarlo anche più ampio spettro, questa domanda. Noi abbiamo un golfo con le sue bellezze naturali, dallo Zingaro fino a Caporrama, un golfo con una campagna meravigliosa, la gente di Alcamo, la maggior parte della gente di Alcamo non va mai oltre Marugi. Scoprite cosa c'è oltre Marugi, c'è bellezza, ci sono i sacrifici dei nostri agricoltori, c'è la possibilità di mostrare la bellezza di come viene coltivata la nostra terra. Ed è una bellezza fatta di prodotti di qualità. Noi abbiamo delle piazze belle, dei castelli, abbiamo un mare meraviglioso, una spiaggia con dune e gigli di mare.
Quindi se noi recuperiamo, valorizziamo il nostro territorio per quello che è, ci sono potenzialità di investimento, anche perché sappiamo perfettamente che il Nord Africa e il Medio Oriente sta attraversando un periodo terribile. E poi la cosa che ci deve contraddistinguere, la Sicilia ha una tradizione culturale che risale al tempo dei Greci. Recuperiamo. Partiamo dal teatro classico che qui si faceva in Sicilia. Le persone più importanti del mondo venivano in Sicilia a guardarsi quegli spettacoli. Valorizziamo questa terra e verranno tutti. Grazie, candidato Dara. Grazie, candidato Sebastiano Dara. Stessa domanda per il candidato Domenico Surdi. Quindi attrarre capitali stranieri. C'è un mio cugino proprio diretto, figlio di un mio zio, che sta trattando per la Lehman Brothers il Milan di Berlusconi in questi giorni, sa, il Galatioto, quindi per un gruppo della Cina. E se i cinesi sono interessati al calcio, figura se sono interessati alla bellezza della nostra Italia. Ma questa era una postfazione. Un bel duco sì. E allora, prego candidato Surdi. Io credo che questa sia una delle domande più belle e più interessanti che c'è stata posta finora in questi dibattiti, perché qui ci giochiamo la visione della città di Alcamo nei prossimi 5 anni e nel prossimo futuro. Noi dobbiamo capire, dobbiamo decidere, tutta la città deve decidere se vogliamo un Alcamo che guardi Alcamo o vogliamo un Alcamo che guardi all'Europa. Noi siamo convinti che abbiamo bisogno, abbiamo ormai la necessità che Alcamo diventi una finestra sul mondo, e lo possiamo fare perché abbiamo tutte le risorse, non solo naturali ma anche geografiche, ma anche economiche e imprenditoriali. Si fa riferimento ai capitali stranieri, ma noi abbiamo, e i cittadini che ci guardano a casa lo sanno, un tessuto di imprenditori che giornalmente lavora con l'ex Unione Sovietica, con l'Austria, con l'Europa, con la Cina, col mondo. Basta mettere a frutto l'esperienza della cultura del lavoro che questa città ha e ci possiamo aprire senza dubbio quantomeno all'Europa. L'Europa non è un concetto che va chiamato in casa quando servono i soldi, l'Europa non è né una banca né un bancomat, l'Europa è un percorso, un indirizzo che parte da Bruxelles ma che però arriva e che si tocca con le mani nei comuni dove vivono i cittadini, dove i cittadini hanno i servizi. Ogni volta che il comune, un'impresa, un'associazione, una persona fisica partecipa a un bando europeo non fa altro che aggiungere un tassello nell'opera di costruzione dell'Europa, l'Europa dei popoli. Noi dobbiamo semplicemente prendere questo treno e portare avanti i progetti migliori che questa nostra terra può esprimere, quindi non soltanto attrarre capitali stranieri con le grandissime risorse culturali che noi abbiamo disseminate in tutta la Sicilia e in un territorio che non comprende più soltanto il Golfo di Castellammare, ma ormai si parla delle cosiddette aree vaste, ed in più mettere a frutto l'esperienza di tanti imprenditori che già sanno fare e possono darci molti consigli per portare Alcamo nei tavoli più importanti del mondo. Grazie. Candidato Surdi, grazie anche a lei e grazie al candidato Sebastiano Dalla. Le ultime due domande, l'avevo promesso, non più di 7, 8 e ci fermiamo qua. Per me possiamo farne anche altre, oltre 8. 8? A tuo cugino ce l'ha dire. Va bene. Lo faccio venire qua. Appena se concluderà a fare con il Milan lo faccio venire qua dal nostro Alcamo. E allora la penultima domanda vorrei riuscire e la facciamo formulare ai ragazzi di Longarico, Agostino Ferrara. Diciamo che rispetto al primo evento stiamo procedendo con domande un po' più tecniche e più difficili anche nella risposta, formulare una risposta. Per quanto riguarda questa domanda, per evitare il malcontento generale della cittadinanza si preferisce non colpire con le dovute sanzioni coloro che trasgrediscono i regolamenti, come quello stradale. Tale pratica ha favorito una serie di favoritismi e una politica clientelare volta a garantire consensi. Quindi, seppur la domanda può sembrare scomoda in un clima di campagna elettorale, un pugno più rigido verso coloro che infrangono le regole, distruggono e deturpano il bene della collettività, sicuramente potrebbe portare una cospicua somma all'interno delle ormai vuote casse comunali. A tal proposito, cosa pensa anche per educare una collettività? Diciamo che il taglio non è sintetico come domanda giornalistica, però ci sta tutto. E allora, risponde per primo il candidato... Sempre io. Domenico Surdi.
E allora, candidato Surdi e regia, siamo pronti con il tempo, per me possiamo partire. Prego. Sì, noi non credo abbiamo bisogno di fare il pugno duro con i nostri cittadini. I cittadini, Alcamo non ha bisogno di uno sceriffo. Quello che deve ritornare al centro dell'amministrazione di questa città è il rispetto delle regole, la legalità, in ogni sua forma e in ogni sua declinazione. Questo quindi significa sicuramente annullare qualsiasi pratica turpe di favoritismo e di clientelismo. Ce lo chiedono i cittadini, ce lo chiedono i cittadini, e noi stessi siamo i primi a volere ripristinare in quest'area una ventata di assoluta legalità. Ma questo non basta, è chiaro. Dobbiamo, per fare questo, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, perché una delle prime cose che va fatta è la sensibilizzazione. Noi non abbiamo incontrato, perché non esistono alcamesi che non capiscono le regole, bisogna soltanto invertire la rotta. Una, si faceva riferimento nella domanda alla viabilità, al caos della viabilità. La viabilità non funziona più, intanto perché non si è rispettato alcun piano del traffico, non si è più posta la dovuta attenzione, ma poi perché è chiaro che quando manca un'amministrazione che sa fare rispettare le regole, queste regole diventano inesistenti. La cosa importante è non considerare i cittadini come qualcuno da punire. Le regole vanno rispettate, la legalità va posta all'agenda e soprattutto nell'agenda, al centro dell'agenda, e soprattutto dobbiamo eliminare qualsiasi ombra, qualsiasi dubbio che riguarda gli uffici comunali, qualsiasi ombra di carattere mafioso. Questa è una città stanca di dover leggere articoli di giornale in cui si fa riferimento a comitati di affari politico mafiosi. La nostra amministrazione deve portare una ventata di onestà, di legalità, primo fra tutti dentro le istituzioni. Grazie, candidato Surdi. E adesso il momento della risposta del candidato Sebastiano Dara. Sinceramente, arrivare a pensare che la violazione del codice della strada sia legata a comportamenti mafiosi o qualche problema. Il problema penso che è diverso. Il problema, qual è il ruolo della politica? Quello di spettatore o quello di protagonista del rispetto delle regole? Noi assistiamo quotidianamente nel periodo scolastico a file di macchine posteggiate in seconda, in terza fila davanti alle nostre scuole, in violazione palese di regole minime di civiltà innanzitutto, perché una macchina che si posteggia davanti a una scuola è una macchina che fa respirare polveri sottili e monossido di carbonio ai nostri ragazzi. Quindi abituiamoci all'idea diversa, un'amministrazione che deve essere espressione di cultura civica. L'esempio lo dobbiamo dare noi. In piazza, se dovessi diventare sindaco, non ci sarà più la macchina del sindaco, non ci sarà più un autista, perché in piazza il primo a dare l'esempio di non utilizzare la macchina deve essere il sindaco. Quindi cominciamo a dare segnali di civiltà, abituiamo questa città alla regola che comportamenti civili significano progresso. La gente che viene ad Alcamo si meraviglia. Spesso mi è capitato di ospitare gente proveniente anche dall'est Europa ed erano meravigliati di queste file di macchine interminabili nel nostro centro storico, come se fosse successo qualcosa. Non riuscivo io a spiegare il motivo perché tutte quelle macchine erano lì. Quindi abituiamo noi come forza politica a dare segnale alla città utilizzando la bicicletta, camminando a piedi, facendo rispettare con la nostra polizia municipale e con le nostre forze dell'ordine il codice della strada, perché quella è legge, è espressione di legalità, e sono convinto che in un breve lasso di tempo i nostri cittadini cresceranno e non cammineranno più i giovani senza casco, con marmitte che sembrano concerti dei Rolling Stone. Grazie candidato Sebastiano Dare, grazie candidato Sebastiano Domenico Surdi. Allora, domanda dei ragazzi di Longarica. Siamo a noi. Adesso siamo nel giugno 2016. Ebbene, nel giugno 2017 ci troviamo ad Alcamo Marina. Cosa potremmo vedere di diverso? Ovviamente in meglio. Prego. Io mi auguro che Alcamo Marina sia piena di turisti, sinceramente, nel giugno 2017. Noi dobbiamo programmare.
Bisogna programmare al Cavo Marina attraverso un piano innanzitutto serio di pulizia della spiaggia, che non può essere improvvisato, che deve garantire tutto l'anno la pulizia della spiaggia. Noi abbiamo delle temperature che anche nel periodo invernale per popoli che provengono dal nord Europa sono occasioni di bagno. Noi alcamesi è necessario soltanto attendere il 21 giugno per fare il bagno, ma per gli altri popoli penso a febbraio, a marzo, nel nostro mare, se è pulito e se è dotato di tutto l'arredo necessario per consentire attrazione. Ci vogliono le docce, ci vogliono le piste ciclabili, ci vogliono i parcheggi, ci vogliono i servizi, ci vuole ridare bellezza a quel luogo che è l'espressione più autentica della mortificazione della bellezza, nonostante è nato bello. Quindi bisogna programmare sin da ora una stagione del 2017 sicuramente più ricca, innanzitutto di eventi, perché assistiamo ormai da molti anni, per esempio, ad un'estate alcamese. Cosa ha offerto la politica per l'estate di Alcamo Marina? Nulla. Non abbiamo nemmeno un sistema adeguato che consente il trasporto in modo efficiente, che colleghi Alcamo con Alcamo Marina e con la vicina Castellammare, così i nostri giovani non vanno sempre incontro al ritiro delle patenti, perché giustamente si esce, si beve e c'è sempre il solito posto di blocco punitivo. Quindi cerchiamo di creare cultura anche ad Alcamo Marina, eventi che sappiano valorizzare quel territorio, e io sono convinto che in nome di quella bellezza che già esiste troveremo tanti turisti da tutto il mondo, mi auguro. Grazie, grazie candidato Sebastiano Dara. E adesso il momento della risposta del candidato Domenico Surdi, prego. Sì, è chiaro che un'amministrazione si deve porre degli obiettivi di breve periodo, medio e lungo termine. Alcamo Marina, la domanda faceva riferimento all'estate 2017. È chiaro che alcuni interventi infrastrutturali importanti sicuramente non potranno farsi in un anno. Lì è ovvio che l'amministrazione dovrà nelle prime battute avviare la programmazione di opere importanti, come per esempio quella della rete fognaria. L'anno prossimo cosa possiamo fare? Sicuramente tutte quelle iniziative ad impatto a costo zero. Una delle cose che più i cittadini hanno chiesto ad Alcamo Marina sono i collegamenti tra Alcamo, Alcamo Marina e le città del Golfo vicine, Balestrade, Castellammare e Calatafimi. Lì potremo benissimo avviare delle intese con le amministrazioni dei comuni vicini. Già abbiamo sentito anche il sindaco di Castellammare intervenire in questo senso, perché c'è tutto l'interesse di mettere in rete la costa. Gli accessi al mare è chiaro che oggi subiscono un abbandono totale. Silenzio. I sottopassi, i cavalcavia vanno sicuramente messi innanzitutto in sicurezza. Possiamo sicuramente prevedere l'apertura del famoso sottopasso che da anni è stato realizzato, ma allo Stato, per quello che noi sappiamo, non è stato in realtà mai consegnato ufficialmente alla città, quello mi riferisco dell'ex casello, e poi ridare un'anima ad Alcamo Marina. Questo è ovvio che va fatto di concerto con i residenti di Alcamo Marina, perché ce ne sono diversi, e i gestori delle attività di quel luogo, che non fanno altro che chiedere servizi. Dare un'anima cosa significa? Valorizzare i centri più importanti, Calattubo, Petrolgas, Battigia, Canalotto ovviamente la Battigia. Grazie, grazie candidato Domenico Surdi e grazie candidato Sebastiano Dara. Ci avviamo alla conclusione di questa serata. Perché gli elettori domenica dalle 7 alle 23 dovrebbero preferire all'altro candidato? Prego, con la regia, col tempo. Gli elettori domenica non sceglieranno soltanto un candidato, sceglieranno un progetto e una squadra che guiderà questa città nei prossimi anni. Non ci sono persone da sole che possono realizzare programmi, un uomo da solo non può fare nulla. Il Movimento 5 Stelle ha messo in campo una squadra che, attenzione, non va confusa soltanto con quella assessoriale. Quando parliamo di Movimento 5 Stelle parliamo di persone.
E le persone sono i nostri consiglieri, tutti a 24, perché chi non ha avuto o non avrà la fortuna di varcare la soglia del Palazzo di Città rimarrà al fianco chiaramente di chi invece lo farà, e poi migliaia di città, perché oggi il Movimento 5 Stelle ad Alcamo rappresenta già migliaia di cittadini che hanno scelto il nostro progetto, hanno appoggiato la nostra lista. Quindi io credo che i cittadini di Alcamo dovranno utilizzare questi giorni, come ovvio che sia, per scegliere serenamente quale delle due squadre così intese può dare maggiori garanzie di fiducia, di responsabilità. Noi non stiamo giocando una partita, qui ci giochiamo l'onere di assumere la responsabilità di restituire ai visi colmi di speranza delle persone che tutti sicuramente avremo incontrato per le strade quello che meritano, una città di Alcamo finalmente riconsegnata ai cittadini, viva in ogni suo settore e in ogni suo aspetto. Grazie candidato Surdi. E adesso il momento della risposta per il candidato Sebastiano Dara. Prego regia. Notavo poco fa che Sebastiano Dara, Domenico Surdi, abbiamo tutte e due una S e una D come iniziale. Ha voluto così il caso. Ma io penso che il motivo per cui la gente dovrebbe votare Sebastiano Dara e quindi il movimento Alcamo Bene Comune l'abbiamo anche visto questa sera. Noi abbiamo un profondo interesse nei confronti di questa città e il nostro interesse è così profondo che ci siamo preoccupati di leggere attentamente il programma di 5 Stelle, perché 5 Stelle non sta partecipando a una gara di Ciappede, sta partecipando alla gara di diventare sindaco di Alcamo. In quanto sindaco di Alcamo io devo sapere che tensione ha Domenico Surdi con la sua giunta di fare nella mia città, perché la città non è del 5 Stelle, è di tutti i cittadini. Quindi noi fin da adesso abbiamo voluto mostrare una competenza e la porteremo avanti. Una competenza, per esempio, io tra le tante cose, poco fa non sapevo se fare questa domanda, nel programma 5 Stelle c'è scritto che elimineranno la TASI. La TASI è stata eliminata dal governo Renzi con la legge di stabilità nel 2016 e sulla seconda casa è stata eliminata dal Consiglio Comunale che ha messo l'IMU al massimo e quindi noi non paghiamo la TASI sulla seconda casa. A meno che 5 Stelle non si ponga il problema di due ville signorile di Alcamo che pagano solo la TASI, 200 euro. Quindi noi siamo interessati a governare questa città, abbiamo approfondito molte tematiche e vogliamo offrire ai cittadini innanzitutto una costanza che risulta già da 4 anni di una sana opposizione all'interno del Consiglio Comunale e un programma nell'interesse esclusivo della città che vogliamo portare avanti perché amiamo questa terra. Grazie Sebastiano Dara e grazie Domenico Surdi. L'ultima domanda e questa sera completiamo. Agostino, te la volevo rubare, no? Ti lascio. Questa domanda è molto bella, mi piace tantissimo. Allora, diciamo che questa domanda si pone come una chicca, qualcosa di davvero particolare e forse non è mai successo. Visto che dai risultati del primo turno abbiamo visto che la città ha premiato sia entrambi i movimenti che entrambi i candidati. La città ha votato con un voto libero un cambiamento che si attende, diciamo, siamo molto speranzosi in questo senso. Ecco, visto che sono stati premiati sia i candidati che le liste che le supportano, significa che la gente li ha voluti premiare. E a tal proposito mi viene di spontaneo fare anche un appunto. Se diventasse primo cittadino, porterebbe nella sua giunta il suo sfidante anche nell'ottica di vedere che ha speso energie, tempo, denaro e anche tutto quello che c'è stato dietro di lavoro di cooperazione e soprattutto passione. Prego. Ma Domenico lo porterei perché è bello, sinceramente. Un bel ragazzo, cosa sto dicendo? No, io penso che abbiamo, e poi non siamo allo stadio, abbiamo ognuno di noi il nostro programma che bisogna portare avanti. E bisogna credere in quel programma perché è stato stipulato un patto con i cittadini. Io penso che il Movimento 5 Stelle farà la stessa cosa,
vuole stipulare un patto con i cittadini e cercare di portare avanti nei limiti del possibile, della finanza possibile ad Alcamo, delle difficoltà che ci sono ad Alcamo, un programma nell'esclusivo interesse di questa città. Non si può pensare di inserire nella giunta l'esponente di un movimento contrapposto come quello del 5 Stelle. Era un qualcosa che magari si poteva pensare prima di affrontare la campagna elettorale, e in quell'occasione si poteva trovare una soluzione, ma non è stata possibile trovarla quella soluzione, perché lì ci sarebbe stata la lealtà. Il cittadino vuole risposte da me, dalla mia giunta, dal mio programma e dai miei consiglieri, se no ritorniamo nel passato, se dobbiamo coinvolgere altre forze. Questo non significa che all'interno del Consiglio Comunale possiamo avere proposte bellissime, meravigliose, che vengono dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, e proprio perché proposte buone le faremo nostre, è chiaro questo, ma quella è politica. La progettualità con i 5 Stelle la condivideremo sicuramente, ma in ciuci post elettorale li vedo così, non è il caso. Grazie. A parte la battuta, è chiaro. Grazie, candidato Sebastiano Dara. E allora, l'ultima risposta, quanto era l'ultima domanda, candidato Domenico Surdi, prego. Intanto il ringraziamento è d'obbligo, quando uno riceve complimenti è ovvio che fa sempre piacere. Quindi grazie per il complimento sull'aspetto fisico. Per il resto è chiaro che noi non abbiamo da portare avanti, qualora dovessimo vincere le elezioni, il nostro programma, il nostro impegno che abbiamo preso con gli elettori e che gli elettori hanno già premiato il 5 giugno. Io potrei invece fare un altro invito. Se è vero che come l'avvocato Dara ha ricordato più volte, in passato è stato tentato questo avvicinamento, cioè di andare insieme al Movimento 5 Stelle alle elezioni, questo penso sia perché quantomeno si riconosceva, dico, al Movimento 5 Stelle quelle caratteristiche idonee a poter andare insieme a governare e amministrare la città. È ovvio che adesso, una volta che si è preso un impegno ciascuno per il proprio ciascuno ha preso un impegno con il proprio elettorato, è ovvio che non potremo poi tradire quegli elettori. Abbiamo detto che non facciamo nessun accordo, nessun compromesso, e quindi è chiaro che non lo potremo fare. Però perché no, magari quell'amore che un tempo è stato dimostrato al Movimento 5 Stelle chiedendo di fare una coalizione, magari potrà risorgere dopo. Noi ce la metteremo tutta, e perché no, l'invito potrebbe essere all'avvocato Dara invece quello di diventare un attivista del Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle è una piattaforma aperta. Il Movimento 5 Stelle è una piattaforma aperta che già rappresenta migliaia di cittadini. Basta condividerne alcuni dei principi che credo tutti potranno condividere: onestà, legalità, trasparenza, ambiente. Penso che se si possano condividere questi presupposti, poi il contenitore può assolutamente andare in secondo piano. L'unica cosa da fare è il bene della città. Grazie. Grazie candidati. Posso vedervi, salutare il nostro pubblico con una stretta di mano? Posso vedervi? Mi farebbe veramente tanto piacere. Una stretta di mano. Una vasata. Grazie. Permettetemi una cosa soltanto. Me lo dovete consentire. Non l'ho fatto mai. Avevo 14 anni quando ho messo piede ad Alcamo, quando ho iniziato il percorso delle scuole superiori. Mi sono innamorato subito di questa città che mi ha accolto e per la quale mi ha dato anche modo di poter dar sfogo alla mia passione, che è quella del giornalismo, una città che davvero la sento mia quotidianamente. E una bella città, e ne sono davvero fiero di far parte di voi. Grazie di cuore. Grazie. Allora, ricordiamo l'appuntamento, e intanto grazie davvero di cuore Sebastiano Dara, grazie Sebastiano, grazie Domenico Surdi di essere stati qui. Domenico, ancora una volta grazie di cuore, grazie ancora una volta, e che vinca Alcamo. Buonasera a tutti.